Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di The Coach. Io saluto il nostro pubblico, saluto i quattro coach stasera con noi e saluto i nostri giudici. Buonasera e benvenuti in fase sfide. Il capitano di questa sera per i nostri giudici è Domenico, quindi vi auguro buon lavoro alla nostra giuria e passo la parola a Caterina che schiera il suo artista. Questa sera vi presento Gabriels. Mi hai riportato ai tempi dei Goblin con questi suoni elettronici. L'esibizione nella sua complessità è stata buona. E al lancio di Gabriels come risponde il team blu? Nadia Mainardis. Bene, quinto reparto, aumentare 4-7. Ti ho trovata interessante, nel senso ti vedo giovane, ma mi è piaciuto molto come hai gestito la scena. Un bel sorriso fresco, quindi pochi elementi tecnici ma sviluppati bene, un buon punto di partenza. Grazie. Invito Cristiano a schierare il suo artista. Tancredi Burza. Mani sulla pulsantiera, podio sì o podio no per Tancredi, votate ora. 3 sì, quindi grazie. Podio sì per Tancredi. Da una parte Nadia, dall'altra Gabriels, tutti tranne Domenico, votate ora. Abbiamo 2 voti per Gabriels, 1 voto per Nadia. Domenico, in questo caso sei decisivo. Mi è piaciuto molto il racconto musicale che ha fatto Tancredi e per questo voglio premiarlo e portarlo avanti. E quindi con chi lo sostituiresti? Con Gabriels. Facciamo un applauso a Gabriels che dovrà lasciare The Coach, un artista completo. Gabriels, grazie per essere stato con noi. Grazie. Grazie Gabriels. È il momento di schierare il prossimo artista. Tocca a te il sonico. Marchigno. Lui la voleva per sé, la consumava con lo sguardo. Podio sì o podio no, tutti tranne Domenico per Marchigno. Podio sì o podio no, votate ora. 3 no. Allora, dico che mi è piaciuto il testo, molto profondo, però non l'ha interpretato bene. Elena, volevi perché aggiungere qualcosa? Il significato del testo è arrivato, però trovo, devo essere onesta, la scrittura ancora in fase embrionale, per cui vuoi trasferire un messaggio, però articolare, sviluppare il testo sulla musica, magari c'è ancora da fare un percorso. Marchigno, grazie per essere stato con noi. Grazie. Davvero, grazie. Grazie a tutti. Tancredi e Nadia, chi vince la sfida di questa sera? Tutti tranne Domenico, votate ora. 3 voti per Tancredi, quindi vince Tancredi. Tancredi tesoro, resta lì, adesso arrivo subito da te. Invece invito Nadia al centro del palco. Brava. Maura. Sì. Allora, Nadia, guarda. Nadia. Mi dispiace aver dovuto fare questa scelta, però quello è un fenomeno, un mostro. Capito? Che devi fare? Continua a studiare tanto perché potrai fare belle cose. Grazie per essere stata con noi. Ciao tesoro. Vieni Tancredi, finalmente ci siamo. Sei tu che vinci la sfida. Grazie. Tancredi di volta. Vi giuro, è felicissimo di stare sì, qua su questo palco. Sì, sono molto mega felice. Hai vinto Tancredi, quindi ti tocca studiare ancora e lavorare ancora tanto. Però ti faccio un grande in bocca al lupo e noi ci vediamo presto, va bene? Sì. Dai, grande Tancredi, grazie. Grazie a tutti, grazie. Che momento, bello, saltellava, l'entusiasmo che sarebbe bello vedere da tutti, e anche dai coach.
non vorrei che saltellare, sì, ma non in questi momenti dove diventa molto importante dare anche una profonda identità ai coach, andando a conoscerli ancora di più. Il coach di cui sto parlando rappresenta la persuasione, e parlo del sonico. Il sonico, al persuasivo che ti ha attribuito Davide, voglio contrapporre ben due diverse citazioni. Da un lato quella del filosofo greco Biante, che suggerisce: ottieni con la persuasione, non con la violenza. E credo che tu sia un maestro in questo, il sonico. Dall'altra quella di Fausto Cercignani, che dice: la tua identità è come la tua ombra, non sempre visibile, eppure sempre presente. Rifletti su entrambe, sonico, perché... il tuo percorso ad coach. Finisce qui. Il sonico. Ci sta. È stato un bel percorso. Ho gioito, ho pianto con voi, mi sono aperto e quindi vi voglio bene, siete nel mio viaggio e questo è un viaggio molto bello. Grazie. Grazie a te, il sonico. Io so che ti dispiace molto lasciare il talent a questo punto. Io ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto e grazie per aver portato la tua professionalità qui su questo palco. Grazie, il sonico. Grazie, Davide. Accompagni, grazie a voi. Tu, il sonico, sì, fuori dallo studio. Grazie ancora. Facciamo un altro applauso. E così rimangono in tre i coach del team giallo. Dispiace sempre quando un coach deve abbandonare il talent. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ringrazio il pubblico per essere stato con noi. Grazie i coach, grazie alla nostra giuria. E noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao!